La verità mi fa male. Buongiorno a tutti e bentrovati in questo nuovo video. È estate, si avvicina il momento delle vacanze e per tutti coloro i quali vivono fuori dalla propria regione o dal proprio paese di origine si ritorna per un attimo a casa per essere sottoposti ai soliti interrogatori. A qualsiasi età si viene sottoposti a domande che si potrebbero benissimo evitare. Per esempio, quando si è piccoli ci viene spesso chiesto: hai trovato la fidanzatina? E per quanto sia un po' imbarazzante, è molto più facile uscirsene essendo ancora molto elastici e pronti ad attutire i colpi. Man mano crescendo rincarano la dose con domande del tipo: quando ti lauri? Magari uno in quel momento sta vivendo una situazione difficile, oppure lavora, per cui impiega più tempo, diviene più complicato e voi con le vostre care domande lo mettete in difficoltà. Ci sono domande veramente imbarazzanti come: quando ti sposi? Magari uno in quel preciso momento è stato appena lasciato, oppure sta preparando con la propria compagna, con il proprio compagno, il matrimonio con grossi sacrifici, grosse difficoltà. Non sono lì, al momento giusto, compaio. Metti si alza la posta e che tu sia sposato, fidanzato, niente, dovrai sentirti dire: ma quando lo fate un figlio? Purtroppo ci sono anche persone che per vari motivi non riescono a concepire un figlio e magari con una domanda del genere non si fa altro che aumentare la loro frustrazione. Un'altra esclamazione che si dovrebbe totalmente evitare è: ti trovo più grasso, ti trovo più grassa. Come se tutto ruotasse attorno al peso, ognuno di noi, e con una nota musicale, occupiamo un posto e un tempo nello spazio. Siamo tutti uguali, nasciamo, cresciamo e facciamo tutti la stessa fine. Per non parlare di chi potrebbe avere dei problemi e allora potrebbe rispondervi: sì, hai ragione, sono più grosso perché mi hanno trovato un problema a quest'organo o a quest'altro organo. Vorrei vedere come reagireste se vi venisse risposto così. In conclusione, vorrei far riflettere tutti e invitare sempre, prima di chiedere, parlare, domandare, anche solo tanto per, di riflettere di più, perché alcune persone sono sensibili e le parole hanno un grosso peso. Buone vacanze!